Da mesi, dicono i rappresentanti sindacali, chiediamo misure straordinarie per far fronte alla pandemia, ma anche risposte chiare sul rinnovo del contratto nazionale e aziendale e rispetto della normativa sugli appalti. Ma ad ora, sostengono, dalla proprietà nessuna risposta. Per queste ragioni, circa 1.000 lavoratori dello stabilimento in Alca di Castelvetro di Modena e di Cescar, la società detenuta al 100% da stessi in Alca, che svolge le lavorazioni in appalto, hanno incrociato le braccia per 4 ore. Chiediamo il rinnovo del contratto nazionale, il rinnovo del contratto aziendale, chiediamo sicurezza sul lavoro rispetto alla pandemia, chiediamo una cassa integrazione che sia dignitosa per i lavoratori e chiediamo di poter discutere con l'azienda di tutte queste questioni, quando l'azienda invece ci ha chiuso completamente ogni canale comunicativo, nonostante i lavoratori in questo anno abbiano continuato a lavorare e a produrre con serietà ed impegno, visto che i dati che ci fornisce l'azienda dimostrano che la qualità dei prodotti e la produttività è aumentata anche durante quest'anno di pandemia. Lo stato di agitazione, se non arriveranno risposte, andrà avanti. Se l'azienda non ci darà risposte e non ci darà un incontro e un canale di comunicazione, sicuramente andremo avanti nei prossimi giorni con altre iniziative di mobilitazione.